Roy Connor, che è l'agente investigatore che più patisce la scelta, i sintomi dell'umanità che sta entrando nel suo chip o cuore o come lo si voglia chiamare, e ha un mentore, il suo collega Hank, il detective Hank. Questo detective, noi non sapevamo nulla, ci siamo trovati io a doppiare Connor e questo detective, il mentore, lo doppia Marco Balzarotti, che nella serie animata dei Transformer è Optimus Prime. E per assurdo il rapporto che si crea tra i due ricorda un po' Bumblebee e Optimus Prime Ecco perché siamo passati come a scegliere sensazione, Detroit ecco, piuttosto diventa una sorta di che padre. altri videogiochi. Quali sono gli altri videogiochi grandi che possiamo ricordare che hai fatto nel corso? Assassin's Creed, ho fatto ultimamente, è uscito, credo che lo abbiano abbastanza mazzolato per problemi. Anthem, non so chi lo conosce. Si è animato lo stesso sempre su Anthem. Abbiamo colpito, insomma, se il genere è quello. Beh, mi fa piacere, Abbiamo qualcuno perché, che ci. Fantastico. Va bene, vabbè, allora facciamo questa, dai. Anche questa è. facciamo Detroit la prima parte perché. La situazione che andiamo ad affrontare, già che non avevamo abbastanza difficoltà per il discorso audio, in cuffia, eccetera, qui siamo in un punto in cui Hank si trova davanti due Due Connor. Connor. Ci siete arrivati? Ci è mai Uno capitato buono e uno qualcuno? Ah, c'è qualcuno cattivo. che dice sì. È solo Sì. che Hank non sa riconoscerli e quindi si apre Un mondo. questo dubbio. Uso questo o Sì, quest'altro? quello. Questo è da qui. Altrimenti poi non sono mai. Ok. Sta dicendo solo menzogne. Se mi arrendo, come so che non lo ucciderai? Farò solo lo stretto necessario per compiere la mia missione. Decidi tu se includere o no la morte di questo umano. Prima ero proprio come te. Niente importava tranne la missione. Ma poi un giorno ho capito. Molto commovente, Connor. Ma non sono un deviante. Sono una macchina creata per compiere un incarico ed è esattamente quello che farò. Basta parlare! Devi decidere chi sei veramente! E qua sono cazzi. Scusate. E adesso vi spiego perché. Ho perso il sync. Sì, stoppiamo. Vi dico la verità. Quando abbiamo visto le clip che io mi sono preparato, c'erano i sottotitoli sotto. E io i miei riferimenti di fuori campo Li prendevi dei li prendevo sottotitoli dai sottotitoli che sono sotto. stati tolti. E Non questa fa più parte è tutta fuori tanello. campo, cioè. Io ti consiglio la cuffia, questo è molto. Ma se tanto non c'è l'audio, No, c'è l'audio. ma Tu ce l'hai. io. Sì. Oh! Aspetta, Grazie. fagliela sentire se ti va bene un attimino, vedere il bello della diretta, Imbarazzo. di essere in una convention dove ho Infatti, ho chiesto di visto far fare cose che tutto. non A sono un convenzionali, a un certo doppiatore che non sono convenzionali. punto. Sono emozionato. La possiamo Sì, rifare dai, se lo facciamo un volete. applauso. Ho visto che non c'era. Io ho iniziato ad abbassare il foglio come per dire, magari sono sotto. Perché quando è arrivato qua ho capito E non c'era il sottotitolo. che. Vabbè, no, vabbè, questa ormai l'abbiamo fatta, però. Volete che la Sì, rifacciamo? via, Basta, lasciamo Vabbè, mannaggia, va bene. Io Perché se faccio adesso uscire esce la male domanda. non posso più darla Ma più. perché state preparando le domande? Perché adesso uscire tutto? Diamola. C'ho Pronti? il microfono pronto. Sta dicendo solo menzogne. Se mi arrendo, come so che non lo ucciderai? Farò solo lo stretto necessario per compiere la mia missione. Decidi tu se includere o no la morte di questo umano. Prima ero proprio come te. Niente importava tranne la missione.
Ma poi un giorno ho capito. Molto commovente, Connor. Ma non sono un deviante. Sono una macchina creata per compiere un incarico. Ed è esattamente quello che farò. Basta parlare! Devi decidere chi sei veramente. Salverai la vita del tuo collega o sceglierai di sacrificarlo. Va bene, va bene. Hai vinto. Che sta facendo, Hank? Sono io il vero Connor. Mi dia la pistola e io penserò a lui. Chiedici qualcosa che solo il vero Connor conosce. Dove ci siamo conosciuti? Al bar di Jimmy, dopo averne girati quattro prima di trovarla. Siamo andati sulla scena di un omicidio. Il nome della vittima era Carlos Ortiz. Ha scaricato la mia memoria. Come si chiama il mio cane? Su! Il suo nome è Su! Lo sapevo anch'io! No. Mio figlio, come si chiama? Cole. Si chiamava Cole. Aveva 6 anni il giorno dell'incidente. Non è stata colpa sua, ovviamente. Un camion ha sbandato sul ghiaccio e l'auto si è ribaltata. Cole doveva essere operato subito, non c'erano mani disponibili. Così è stato operato da un androide. Cole è morto. Ecco perché ci odia. Uno di noi è responsabile per la morte di suo figlio. Cole è morto perché il chirurgo umano era troppo fatto dire Dice per operare. È lui che mi ha portato via mio figlio. Lui e questo mondo dove si va avanti sono grazie a una cazzo di polverina. Ogni volta che muori e ritorni, mi viene in mente Cole. Quanto lo ricorrerai qui con me, non so cosa darei per stringerlo ancora. Ma gli umani non ritornano. Sapevo anch'io di suo figlio. Avrei detto esattamente la stessa cosa. Non lo ascolti, Hank. Sono io che... Da quando ti conosco ho imparato molto. Forse significa qualcosa. Forse sei davvero vivo. Forse renderete voi questo mondo migliore. Coraggio, fa ciò che devi.